Un nuovo progetto. Questi materiali li ho acquistati da Federica Evaristo Intrecci Preziosi, veramente materiali di ottima qualità. Allora, avremo il nostro cordino cigno italiano, questi bellissimi manici in metallo, veramente molto molto belli. Un fondo rettangolare e adesso vi darò anche le misure come sempre sono in preparata allora il fondo è da 23 sì, 22 e mezzo centimetri per 12 centimetri quindi comunque un fondo medio né troppo grande né troppo piccolo e una bellissima nappina anch'essa in pelle, quindi sia il fondo che la nappina sono in pelle, mentre i manici in questo bellissimo metallo color argento di acciaio e eh, questo bellissimo cordino. Io direi che possiamo partire subito con il nostro progetto userò un uncinetto numero 3 ecco non avevo specificato userò un, un uncinetto numero 3 eh, quindi partiamo subito col nostro progetto allora partiamo dal laterale del nostro fondo io ho fatto già un cappietto entro in un foro qualsiasi lateralmente prendo il mio cappietto e lo porto all'interno del forellino non lo stringo troppo altrimenti il nodo passa attraverso ed è brutto da vedere quindi cosa faccio vado a fare una solina entro per la seconda volta e vado a fare una maglia bassa quindi andrò a fare due maglie basse in ogni foro che incontrerò quindi due maglie basse per ogni foro. In questo modo Fatele anche belle morbide, così non diventate matte. 1 e 2. Nell'angolo ne vado a fare due da questo lato. Aspettate perché il filo si è tirato. Quindi due dal lato dove sto già lavorando e altre due girando sul lato lungo. Quindi vado a farne 4 nell'angolo: due rimarranno da questo lato, e due rimarranno da quest'altro lato. Riprendo a fare due maglie alte due maglie basse. Scusate, in ogni. Che incontro sempre facendone 4 nel eh, forellino ad angolo, quindi proseguiamo così per tutto il perimetro del nostro fondo. Arrivata all'ultima eh, maglia, rientriamo nella prima e andiamo a fare la maglia mancante. Quindi, ecco qui poi entriamo in questo modo nella prima maglia del giro e chiudiamo con una maglia bassissima ed abbiamo concluso il nostro giro di perimetro ora andiamo a fare un giro sempre a maglia bassa quindi facciamo una catenella e però entriamo in costa retro quindi per alzarci con il nostro bordo quindi andiamo a fare a lavorare tutte le nostre maglie in costa retro in questo modo fino ovviamente alla fine del giro dove poi ci uniremo di nuovo con una maglia bassissima quindi chiusi con una maglia bassissima anche il giro di maglia bassa in costa faccio una catenella e vado a fare tutto un giro di maglia bassa nuovamente quindi su ogni maglia bassa lavoro una maglia bassa, questa volta prendendola interamente in questo modo. Quindi le vado a lavorare tutte fino ad arrivare ovviamente di nuovo all'inizio dove mi chiuderò con una maglia bassissima sulla prima maglia di inizio. Fatto anche il secondo giro di maglia bassa, ora partiamo con il punto perlina che a me piace molto. Eh, L'unica cosa del punto perlina è che eh, rimane molto più accentuato sul rovescio, quindi lavoreremo la borsa a dritto e a rovescio. Quindi cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, voltiamo il lavoro ed ora carichiamo il filo, saltiamo una maglia sottostante e nella prossima facciamo un'altra maglia alta in questo modo. Ora carichiamo il filo, passiamo tra le due maglie, spero si veda bene. Carichiamo il filo, usciamo e tiriamo bene. Di nuovo, carichiamo il filo, rientriamo tra le due maglie, usciamo e tiriamo bene. Di nuovo, per la terza volta, facciamo la stessa cosa. Usciamo, tiriamo bene, carichiamo ed usciamo da tutta la nostra lavorazione in questo modo senza chiudere. Carichiamo, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva, quindi facciamo una maglia alta e ripetiamo la stessa cosa, quindi carichiamo, entriamo attorno alla maglia alta appena fatta, usciamo e tiriamo bene, di nuovo carichiamo, usciamo, tiriamo bene, carichiamo, usciamo e tiriamo bene. Quindi carichiamo e usciamo da tutto. In questo momento mi è scivolata e lo rifacciamo molto velocemente. 1 2 e 3. In questo modo Carichiamo e usciamo bene per quello che vi dico di tirare bene le maglie perché se no eh, rischiate poi di far fatica ad uscire quindi carichiamo quindi senza chiudere saltiamo una maglia andiamo nella prossima e facciamo di nuovo la maglia alta attorno alla quale faremo la perlina di nuovo quindi carichiamo aspettate che dirò bene il filo entriamo carichiamo tiriamo bene entriamo Carichiamo, tiriamo bene, entriamo, carichiamo e tiriamo bene, carichiamo e usciamo da tutto in questo modo. Quindi di nuovo senza chiudere saltiamo una maglia nella successiva maglia alta attorno alla quale faremo la perlina. Vedete che rimane molto più sporgente da questo lato e per quello lav lavoriamo al rovescio. Facciamo questo per tutto questo giro. Quindi sempre adesso abbiamo fatto la maglia alta, di nuovo carichiamo, entriamo, tiriamo bene, carichiamo, entriamo, tiriamo bene, carichiamo, entriamo. Tiriamo bene, carichiamo, usciamo da tutto senza chiudere, saltiamo una maglia nella successiva, di nuovo maglia alta in questo modo. Quindi ve l'ho fatto vedere per un'altra volta, vedete come rimane bello spesso all'esterno mentre all'interno rimane un po' più schiacciato, per quello si lavora al rovescio. Quindi lavoreremo sempre la perlina a rovescio perché si vede molto meglio. Quindi andiamo avanti. Arrivati a questo punto, vedete, abbiamo fatto tutto il nostro giro di punto perlina. Dovreste trovarvi in questa situazione, quindi la maglia da saltare e la maglia alta iniziale. Cosa facciamo? Carichiamo Anzi, non carichiamo, scusate, facciamo una catenella perché sennò poi ci manca. Entriamo nella terza catenella di inizio giro in questo modo, chiudiamo, e nel momento in cui siamo su quella maglia, carichiamo e facciamo il punto, perlina, voltando in questo modo, quindi carichiamo, ci entriamo. Aspettate, perché io ci sono entrata male. Quindi eh, carichiamo. Andiamo dietro, prendiamo la maglia, carichiamo, andiamo dietro, prendiamo la maglia, carichiamo, andiamo dietro e prendiamo la maglia, chiudiamo in questo modo e agganciamo con una maglia bassissima sulla maglia a fianco, in questo modo, così che abbiamo creato l'ultimo punto per lina attorno all'ultima maglia bassa in questo modo si vede molto meno ora facciamo la maglia bassa, voltiamo il lavoro rimarrà leggermente più larga volendo potete non fare la catenella ora andiamo a lavorare su tutte le catenelle che incontriamo a maglia bassa quindi sulla prima ci lavoriamo lavoriamo su questa che abbiamo creato per, per non farci mancare la maglia, lavoriamo. Se voi guardate dall'alto, le vedete tutte le maglie uh, le catenelle, vedete, proprio ci sono le catenelle. Andiamo a ricreare le maglie che noi abbiamo ehm, anche saltato. Quindi, vedete, qui sopra c'è la catena, noi ci infiliamo e facciamo la maglia bassa quindi sulla perlina. A fianco alla perlina, sulla perlina, a fianco alla perlina. Quindi andiamo a ricreare tutte le nostre maglie basse. Non so se si vedono bene. Quando arriviamo qui, uniamo con una maglia bassissima e in totale facciamo tre giri. Di maglie basse quindi questo più altri due dopodiché ripartiamo col punto perlina non ho voluto fare tutto a punto perlina perché non volevo che la borsa venisse troppo forata è vero che poi la foderiamo però non volevo che venisse troppo forata quindi non giriamo dritto e rovescio ma rimaniamo sul dritto quando facciamo i eh, punti a maglia bassa voltiamo il lavoro solo quando facciamo il punto perlina però non vi preoccupate perché comunque lo facciamo insieme io ora vado a fare i miei tre giri di maglia bassa dopodiché vi faccio ripartire col punto perlina quindi ve lo faccio rivedere dopo continueremo in altezza sempre nello stesso modo però guardate come è, è grazioso questo punto Ovviamente, poi sceglieremo una fodera tono su tono in modo da eh, andare a coprire quelli che sono i buchi. Eh, però è molto molto bello questo punto perlina. Benissimo, io proseguo con la, i miei tre giri di maglia bassa e ci vediamo per il prossimo punto perlina. Come potete vedere ho proceduto nella borsa eh, nel modo in cui vi ho fatto vedere, quindi ovviamente punto perlina, tre giri di maglia bassa, ho rifatto il punto perlina ed ora ho fatto otto giri di maglia bassa perché volevo tenere eh, un po' di spazio per eh, creare un punto perlina centrale. Quindi eh, rifacciamo insieme. Un attimo il punto perlina così ve lo uh, rifaccio vedere. Ovviamente sempre lavorato sul rovescio, perché il punto perlina sul rovescio. Allora vi faccio vedere la differenza. Vedete, questo all'interno rimane più ordinato ma più piatto. Mentre io volevo una cosa più sporgente, più uh, che desse più movimento alla borsa, di conseguenza, ho deciso di lavorarlo sul rovescio. Quindi ricominciamo col punto perlina allora aspettate che prima faccio le 3 catenelle al dritto e poi volto il lavoro quindi una due tre catenelle e questa sarà la, il punto perlina finale quindi come vi ho fatto vedere prima ve lo rifarò vedere comunque come si conclude carico salto una maglia vado nella successiva maglia alta dopodiché ci eh, avvolgo le maglie attorno, quindi di nuovo carico, entro tra queste due maglie. In questo modo ve lo sto facendo rivedere perché forse non ve l'ho fatto vedere bene prima. Tiriamo bene, in modo che rimangano anche morbide sull'uncinetto e appoggiamo il dito sull'uncinetto di modo da tenerle ferme. Ricarichiamo, spostiamo il dito sul filo caricato, rientriamo, catturiamo, alziamo, rispostiamo il dito. Eh, carichiamo, scusate, rimettiamo il dito e di nuovo in questo modo: quando abbiamo 6 o 7 fili 7 sull'uncinetto, carichiamo e usciamo da tutti. Vedete, rimane molto semplice uscire da tutti proprio perché è, eh, ho tenuto morbidi, i fili li ho alzati molto. Ricarico senza fare catenelle né niente, salto una maglia nella successiva, vado a fare la prossima maglia alta in questo modo. Quindi vi faccio rivedere il punto perlina perché se per caso non doveste averlo capito bene al primo passaggio ve lo sto facendo rivedere. Quindi ricarico il filo, lo fermo, entro tra le due maglie, vedete qui alla base della maglia alta. Catturo il filo, alzo, tengo, ricatturo questo passaggio. Praticamente lo faccio tre volte in questo modo. Quindi prendo ed esco da tutto senza chiudere niente. Carico, salto una maglia nella successiva. Di nuovo ho voluto farvelo rivedere perché ehm, il punto perlina è molto semplice, ma magari in video non si vede benissimo. Quindi riconcludo tutto il mio giro a punto perlina, dopodiché vi faccio vedere comunque l'ultima maglia. Perché l'ultima maglia è un po' elaborata in modo un po' particolare perché stiamo lavorando comunque su una maglia già fatta e non su una che creiamo in quel momento. Quindi, quindi eccomi arrivata al fine giro. Vedete che eh, c'è una maglia libera e quindi noi adesso qua facciamo una catenella. Ci uniamo sulla terza catenella di inizio qui perché dobbiamo stare in alto alla nostra maglia alta. Eh, Lavorata ad inizio giro, ora cosa facciamo? Carichiamo, ci entriamo in questo modo, come lavorare eh, quando facciamo le maglie a rilievo da dietro. Prendiamo il filo, lo portiamo fuori e lo alziamo. Di nuovo prendiamo il filo, ci passiamo dietro in questo modo, carichiamo e alziamo di nuovo in questo modo. Carichiamo e alziamo, ve l'avevo fatto vedere diversamente all'inizio perché ehm, sembrava più comodo in quel modo e invece no. Quindi ora prossima catena che è questa, ci affranchiamo con una maglia bassissima, sistemiamo un pochino la nostra maglia perché rimarrà leggermente più spessa, vedete però da fuori non si vede quasi nulla. Quindi facciamo una catenella, <coughs> scusatemi, sta andando via la voce. <coughs> Giriamo il lavoro ed ora andiamo a lavorare su tutte le catenelle per ricreare le maglie basse in questo modo. Quindi qua abbiamo lavorato sulla perlina, ora andiamo a lavorare sulla prossima <coughs> maglia. Eh, le catenelle in pratica, andiamo a lavorare le catenelle che noi vediamo. Da sopra, vedete, ci sono tutte queste catenelle, noi le lavoriamo tutte a maglia. Bassa. Allora, prima di proseguire vorrei fare subito subitissimo una rettifica. Ovviamente. Noi, come vi dicevo, abbiamo fatto vabbè, il i giri di partenza punto perlina 3 giri di maglia bassa punto perlina 8 giri di maglia bassa punto perlina e poi vi, avrei, vi ho detto che avrei fatto altri 8 giri di maglia bassa e avrei riprodotto i due giri così come sono distanziati dalle maglie basse di punto perlina. Nel frattempo però mi sono ricordata che io avevo qualcosa di molto interessante qui a casa, sempre acquistato da Federica Varisto in tricelli preziosi ed era la, adesso ve la faccio vedere, scocca in Ecoflex. Quindi eh, che tra le altre cose ho avuto la fortuna eh, di averla in casa della stessa misura della mia borsa. Quindi, siccome rispetterò l'altezza della scocca, eh, ora riprodurrò Semplicemente queste due righe qui sopra e poi eh, vi farò vedere come inserire, vedete, è proprio semplicissimo: si inserisce la scocca all'interno della nostra borsa in questo modo. E poi verrà cucita e la borsa sarà eh, indurita direttamente con la scocca in Ecoflex, pronta poi per essere eh, foderata. Quindi non dovrò usare né salpa né rete né nient'altro perché questa scocca, eh, una volta fatta aderire bene alla borsa, quindi cucita bene in ogni parte, dopo vi farò vedere bene come la aggancio. Mi va ad indurire già direttamente la mia borsa, quindi senza dover tagliare eh, la salpa o la rete che sia, senza dover eh, fare ulteriori eh, cose per indurirla. Ecco, basta semplicemente, ecco qua, la scocca in ecoflex. Dopo, ovviamente, in descrizione vi metterò sia le misure del fondo preciso che ho usato con tutti i link. Eh, e anche la misura della scocca così che voi abbiate già la scocca giusta della dimensione giusta per questa borsa ovviamente quindi io adesso proseguo facendo il punto perlina altri tre giri di maglia bassa il punto perlina dopodiché attaccheremo insieme la scocca nell'ultimo giro di rifinitura così avremo finito ed indurito la nostra borsa poi ovviamente attaccheremo i manici Eccoci, arrivati al momento di inserire l'EcoFlex all'interno della nostra borsa. Io, ehm, per non avere queste cuciture che mi infastidiscono un po' all'interno della borsa, e per avere degli angoli più definiti eh, sulla mia borsa, vado a ribaltare il mio pannello. Il mio, ecco, la mia sacca in Eco Flex, è facilissima ribaltarla perché comunque è morbida, morbida, ha una rigidità, ma diciamo che non è difficile da ribaltare. Vedete così escono meglio gli angoli e eh, quindi riusciamo a eh, trovare meglio gli angoli della borsa, e soprattutto all'interno non ho. La cucitura a vista perché? Perché so che alcuni di voi non piace fare le fodere. L'interno eh, in EcoFlex è molto bello, molto ben fatto, e quindi questo vi permetterebbe anche di non foderare nel caso voi non vogliate farlo. Io alla mia borsa, ora ho semplicemente fatto l'ultimo giro di perlina e un giro di maglia bassa. Dopodiché adesso andrò a inserire in questo modo il mio EcoFlex all'interno della borsa e ovviamente andrò a controllare che gli angoli sono posizionati giusti, quindi angoli su angoli e che sia posizionata giusta la borsa, vedete, in questo modo. Ecco qui. Quindi la borsa dovrà risultare dritta Quindi, gli angoli dove ci sono, gli angoli in questo modo. Dopo andrò a dare proprio un puntino negli angoli per tenerlo fermo. Ora, cosa facciamo? Andiamo a fare l'ultimo giro di lavorazione. L'ultimo giro di lavorazione, nell'ultimo giro di lavorazione per attaccare l'eco flex, io non faccio altro che. Eh, dunque sono arrivata qui, faccio la mia maglia, entro ed entro anche nel forellino dell'EcoFlex, quindi lo vado a lavorare all'interno, dopodiché lavoro una maglia senza eh, agganciarmi all'EcoFlex perché i buchi sono un po' più distanti e la prossima, quindi una maglia sì e una maglia no, mi aggancio al pannello. Quindi qua mi sono agganciata, qua sicuramente non mi aggancio, faccio la maglia bassa normale. Alla prossima invece entro nel foro dell'Ecoflex e vedete così io sto praticamente agganciando direttamente eh, il mio pannello alla borsa e faccio ciò per tutti il perimetro quindi questo lo lavoro normalmente perché ovviamente i fori non sono abbastanza vicini la prossima coincide con il foro quindi entro e aggancio il pannello in questo modo quindi faccio questo per tutto il mio perimetro benissimo abbiamo attaccato il nostro Ecoflex all'interno della borsa e come potete vedere anche così è perfettamente, cioè se non volete foderarla è bellissima anche così perché è veramente un materiale di ottima qualità. Nel caso invece vogliate foderarla nessunissimo problema perché adesso andremo a fare comunque un giro in più per attaccare i nostri manici. E quindi avrete poi il giro dove attaccarvi con la fodera. Allora, ho deciso che il, uh, i manici li attacco col centimetro. Quindi metto giù la mia borsa, calcolo la lunghezza ed è giusta, giusta 30. Quindi il centro è questo, che è 15. Allora io segno con un marcapunti, che questo è il centro. Volto la borsa e faccio la stessa cosa, quindi vado a schiacciare la borsa, arrivo a 15 e metto il mio marca punti. Quindi non conto le maglie perché ho visto che, contando le maglie, mi veniva sempre storta. Quindi <ride> vado semplicemente a mettere al centro il mio marca punti. Farò in modo da attaccare. Su queste tre maglie centrali, queste prendo come riferimento queste tre perline. Il mio eh, manico adesso vediamo insieme perché di qua ci sono già quasi arrivata. Vedete, ho fatto le maglie basse per arrivare fino a qui. Dopodiché vado avanti a lavorare le maglie basse stando attenti comunque alle perline sottostanti ho provato a fare diversamente ma mi venivano storte quindi se questa è la perlina centrale io mi devo fermare qua vedete sono qua sulla, sulla perlina ho lavorato eh, l'ultima vediamo se questa ok contiamo i punti per essere sicuri saranno 1 2 3 4 5 6 e 7 perfetto quindi ora io tolgo il marcapunti e so che per 7 punti devo attaccare il mio manico quindi adesso ve lo faccio vedere dall'alto lo appoggio all'interno e vado a lavorare le mie maglie quindi contandole una 2 3 4, 5, 6 e 7. Adesso controlliamo e siamo sopra 1, 2, 3. Esatto, potevano essere anche 6 volendo, allora facciamo 6 perché così sono precisa sulla perlina. Perché eh, sono precisa precisa sulla perlina 6. Ora faccio tutto il giro e la stessa cosa la faccio da quest'altra parte. Quindi, mh, questo è il centro sulla perlina, io dovrò agganciarmi da qui a qui. Quindi se, le 6 maglie sopra alle eh, tre perline che stanno al centro del nostro eh, lavoro. Proseguo, intanto è lo stesso metodo che ho usato per agganciare questo, quindi proseguo da sola. Quindi una volta eh, attaccati i nostri manici, adesso andrò a nascondere ovviamente la codina e la nostra borsettina è finita. Ovviamente poi la vedrete meglio dalla eh, presentazione perché vista così veramente non si vede nulla però vedete è molto molto graziosa se volete foderarla la potete foderare se non la volete foderare così è già pronta per essere tranquillamente eh, usata se vorrete potrete mettere una calamita a chiudere qui al centro io sinceramente non la metterei perché vorrei usarla proprio così mm, molto semplicemente Uh, in questo modo uh, la trovo veramente carina spero che anche a voi sia piaciuta e spero che l'abbiate trovata anche semplice da fare perché uh, veramente ho usato punti semplici e um, un sistema di lavorazione abbastanza abbastanza io ringrazio la, Fre la fede in tricci preziosi per i suoi materiali che sono uh, assolutamente ottimi. Vi rifaccio la lista dei materiali che è il fondo, il cordino che è il cigno, i manici in metallo, e ovviamente ho usato una. Uh, una uh, borsa in ecoflex, una scocca ecco non borsa in ecoflex eh, e vi lascerò ovviamente tutti i link in descrizione per trovare i vari materiali. Io per ora vi ringrazio, ripeto se volete potete foderarla, se, eh, se no potete lasciarla tranquillamente così perché eh, la trovo veramente graziosa anche in questo modo. Vi mando un bacio grande, vi invito a venirmi a trovare sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Un bacione grande, ciao, al prossimo tutorial. A presto!